uscire dalla crisi economica ripartendo dalla cultura. Su questo punto sembrano essere tutti d'accordo i candidati a sindaco di Roma, protagonisti questa mattina di un incontro organizzato al Tempio di Adriano da Anica, Agis e Anec Lazio, insieme al CNA Cultura, la Confcommercio Roma e le piccole e medie imprese impegnate nel cinema e nell'audiovisivo. 13 imprenditori romani addetti ai lavori si sono rivolti a coloro che sono in lizza per sedere sullo scranno più alto del Campidoglio, esponendo attraverso dei video le loro richieste, esigenze a cui ognuno ha provato a dare risposte. E se per tutti il tema della cultura resta centrale tra i punti principali del programma elettorale, il rilancio ognuno lo vede secondo un'ottica di priorità e interventi tutta personale. Se dovesse rivincere le elezioni il 26 e 27 maggio, quale spazio avrebbe nella sua politica la cultura? Quello che ha già avuto in questi 5 anni, uno spazio assolutamente prioritario. Noi abbiamo fatto il massimo sforzo di investimenti, di sostegno, abbiamo fatto crescere tutte le istituzioni culturali di questa città. Basti pensare a quanto è cresciuto il Teatro dell'Opera con il maestro Muti, al Teatro Argentina con il direttore artistico Lavia. Insomma, è una crescita costante che poi è anche dimostrata da quelli che sono i risultati, tutte le mostre, tutte le attività culturali. Abbiamo un più in tutte di biglietti staccati in tutte le istituzioni, quindi c'è stata una crescita costante, è un investimento prioritario. Dobbiamo continuare su questa strada aumentando le occasioni di creatività e di produzione, di formazione verso le nuove generazioni, perché deve essere non solo passato, non solo tradizione, ma anche creatività futura. Sì, bisogna ripartire dai territori, dai municipi, dai piccoli dai quartieri singoli e fare nei quartieri dei centri di produzione culturale, perché noi siamo dell'avviso provato che la cultura porta occupazione e questo sarà la chiave di sviluppo per la nostra città. E a poche ore dal grande punto interrogativo sul bando dell'estate romana, il candidato per il centro-sinistra Ignazio Marino rilancia l'evento e la sua centralità per la città. La cultura è centrale, Roma è un organismo culturale che è stato tale quando ha avuto una classe dirigente, una classe politica che ha creduto nella cultura. Oggi purtroppo i giornali della nostra città titolano con la possibile chiusura dell'estate romana, un dramma per una città che ha fatto dell'estate romana un brand che è stato poi esportato in tutte le città italiane e anche in altre parti del mondo.